E siamo all'incontro fra EK di Atene e Nottingham Forest. Il sorprendente Nottingham Forest apre le marcature con questa rete di McGovern, un suo centrocampista inseritosi sul cross dalla sinistra di Woodcock, che abbiamo visto appena sfiorato da Bertles. La squadra greca ha patito notevolmente il Nottingham Forest, campione d'Inghilterra, che è andato al raddoppio nel corso del primo tempo ancora sul finire al 40esimo. E vediamo Robertson che avvia l'azione alla sinistra, Robertson con l'apertura sulla sinistra sul filo del fuorigioco, il passaggio, Bertles, il giovanissimo Bertles, controlla e realizza agevolmente 2-0 per il Nottingham Forest contro la EK, che solo nella ripresa al quarto d'ora riuscirà ad accorciare le distanze, dopo che ancora il Nottingham Forest aveva avuto la possibilità di migliorare il suo punteggio, di andare in gol un'altra volta, ma il portiere greco in questa circostanza riesce a salvarsi con una tempestiva uscita. E proprio sul capovolgimento di fronte c'è il fallo in area di rigore che induce l'arbitro Wurz, il francese Wurz, a concedere la massima punizione, malgrado i cenni di diniego di Shelton, il portiere del Nottingham Forest, lo vedete in maglia verde, che sarà poi battuto dal dischetto da Tassos. Era stato espulso nel frattempo un giocatore greco, che era Viera, che era venuto a via di fatto con Burns. E per la Coppa dei Campioni abbiamo concluso.